È talmente un successo questa Napoli così bella, ma non solo nel lungomare, perché io la sto vedendo in tutti i suoi luoghi ed è piena di gente ovunque, che adesso noi dobbiamo, a mio avviso, pensare a creare un luogo in cui far confluire le autovetture private che vengono soprattutto dalla provincia e dalla regione. Io un'idea ce l'ho ed è il porto su cui stiamo lavorando, perché le persone ormai sono tantissime, questo è un luogo che è diventato popolare, il luogo di tutti. Talmente tanta la gente che altrimenti c'è il rischio che le persone che arrivano non sanno ben dove posteggiare. Siccome ci vuole ancora un anno abbondante per avere l'apertura delle stazioni della metropolitana e la Riviera di Chiaia, quest'estate dobbiamo trovare un modo affinché questo grandissimo successo di popolo, perché questo lungomare sta diventando anche il fiore all'occhiello della nostra città, oltre a tantissimi altri, non diventi poi un luogo dove le persone non riescono a venire. Noi vogliamo che tutti possano avere questa opportunità, quindi dobbiamo metterci a lavorare tutti insieme, l'amministrazione, gli operatori commerciali, gli albergatori, le categorie del commercio e dell'impresa, un lavoro che faremo nelle prossime ore perché siamo a marzo e vedi, persone stanno dalla mattina alla notte qui, quindi è un successo straordinario. Ho ottenuto anche un impegno forte della Polizia Municipale in tutti i giorni, c'è un po' il problema della domenica e dei festivi, ne ho parlato anche col Questore, che ha grande sensibilità, al quale ho chiesto di cercare di fare uno sforzo ulteriore per i festivi e le sere in tutta la città, di tutte le forze dell'ordine impegnate, perché Napoli è ritornata finalmente a essere una città turistica, una città internazionale, quindi ho chiesto un impegno ulteriore da questo punto di vista. Ieri consideriamo c'erano anche 1.000 persone impegnate alla partita, le forze quelle sono, la spending review non ci consente di avere i soldi per gli straordinari giorni festivi. Napoli appunto ormai è vissuta ovunque, quindi dobbiamo utilizzare al meglio le forze dell'ordine. Io mi affido alla sensibilità del prefetto e del questore che sono attenti e ho chiesto loro di stare vicino al massimo ai napoletani e sono convinto che la capacità di organizzare al meglio risorse, uomini e donne delle forze dell'ordine farà migliorare anche questo aspetto. È un'enormità di persone che sta avvenendo nella nostra città, quindi io sono molto felice di questo, adesso dobbiamo essere bravi tutti ad accogliere, nel miglior modo possibile tutti quelli che vogliono venire a Napoli.